Eccoci qua al settimo appuntamento con il reality del Signore delle Ventole. Come scritto nel titolo, gioie e dolori di un progettista di ventilatori per forni. Potrebbe quasi essere uno spettacolo di teatro, anzi, magari, non si sa mai che per l'anno prossimo ci ragiono sopra. Perché? Perché oggi mi sono dovuto subire i dolori di un progettista di ventilatori, come qualsiasi progettista che si ritrova a dover gestire la parte di contabilità, che io detesto veramente, cioè sono disordinato, come potete vedere dal mio ufficio. Non è che sono proprio la persona più ordinata sulla faccia della terra. Nel mio caos però riesco a trovare le cose, soprattutto riesco a creare, no? Era Nietzsche che diceva che bisogna avere dentro di sé un po' di caos per poter diventare una stella. E quindi mi sono dovuto dedicare a ricercare fatture del febbraio 2017, andando in giro nelle email, una roba veramente. La mia casella di posta elettronica è organizzata nel modo più semplice che si possa, cioè come arrivano le email le lascio lì, non le organizzo in nessuna maniera. Questo ovviamente è facile, quando è semplice, quando arrivano le email, archiviarle così. Poi certo che la ricerca diventa un po' complicata, anche perché con circa 200 email al giorno che arrivano ormai, anche Outlook fa fatica a gestirle, a ricercarle soprattutto. E quindi questa attività a me proprio non piace, e troverò prima o poi qualcuno che si occupa. In realtà tutte le fatture di acquisto e di vendita abbiamo una persona in azienda che le segue, però poi ci sono tutte le fatture che quando compro qualcosa su Amazon, quando faccio qualche pagamento con la carta e quant'altro, che io mi dimentico, e poverina l'Emanuela che segue l'amministrazione mi deve rincorrere con il bastone, con elenchi infiniti di fatture che mancano, che non riesce a trovare al pagamento ma non ha la fattura, e vabbè, mi deve sopportare. E questi sono i dolori di un progettista di ventilatori per forni o qualsiasi tipo di ventilatore. Ma arriviamo alle gioie. Le gioie sono quelle cose che mi fanno stare tutta la notte a pensare, come ieri sera. Perché? Cos'è successo? Ieri mi scrive dal blog una persona, che tra l'altro mi scriveva dagli Stati Uniti, bella come risultato interessante, dicendomi che aveva un problema di sovrappressione su un forno. In sostanza aveva un ventilatore che non riusciva a dare tutta la portata o la pressione che aveva bisogno per mantenere a zero la pressione all'interno del forno. Quindi, non riuscendo a smaltire i fumi, aveva tutta una serie di problemi. Quindi mi chiedeva dei consigli. Guardo un po', mi faccio mandare le curve, tra cui curva del ventilatore, una roba nuova proprio, fatta alla vecchia maniera, e guardo anche le foto che mi manda, a me il ventilatore sembra un po' vecchio. E quindi gli dico, ma scusami, questo ventilatore non è proprio appena installato, quindi questo problema c'è sempre stato o per caso avete fatto qualche modifica e all'improvviso è apparso questo problema? Come succede nel 130% dei casi, la risposta era la seconda, cioè avevano modificato il forno ampliandolo, inserendo un nuovo modulo, come lo chiamava lui, cioè una nuova parte, e il ventilatore non ce la fa più. Il problema è che non ho nessun dato di portata teorica che deve dare, e quindi dovrei dargli una risposta su come fare a risolvere questo problema. E queste sono proprio le gioie, sono le cose che mi divertono, perché è uno di quei problemi che sembrano impossibili da risolvere, ovvero non hai nessun dato ma qualcuno si aspetta una risposta da parte tua. E quindi ieri sera dopo cena ci sono stato, mentre lavoravo alla presentazione, al corso che devo fare giovedì. Come ogni giovedì facciamo un corso interno qua in azienda, e quindi mentre lavoro a quello, però una parte qua uno dei criceti che ho dentro nella testa girava così per cercare di ragionare su questa cosa.
ci ho pensato tutta notte, tutta mattina che ci penso, è tutto il giorno che sono dietro a queste maledette fatture e non riesco a lavorare seriamente su questo problema. Quindi adesso termino questo video e mi metto a vedere di capire come risolvere questo problema irrisolvibile e soprattutto di fare un... Perché gioia? Perché è sempre una sfida che quando si supera, quando si arriva al traguardo e si trova la risposta, è un'esperienza in più che si ha, è qualcosa in più che si ha a disposizione, una cartuccia o un'arma, secondo come la si vuole vedere, che si ha a disposizione per risolvere altri problemi irrisolvibili nel futuro, perché poi questa è la vita di un progettista, cioè trovare sempre soluzioni laddove la gente crea problemi, sostanzialmente. Però questo è il ruolo che ci siamo dati noi ingegneri. E domanda del giorno, quindi te la faccio: quali sono le tue gioie e quali i tuoi dolori nel tuo lavoro? Scrivilo pure nei commenti, mi raccomando, così vediamo di non farmi dire solo a me tutte le cose, sempre parlare di me, parlami anche un pochettino di te, così possiamo creare una relazione professionale e che, chi lo sa, magari nel tempo diventa anche un'amicizia virtuale o meno. Ti chiedo un altro favore. Se guardi qua sotto, in basso, c'è il pulsantino iscriviti o subscribe, a seconda che ce l'hai in italiano o in inglese, YouTube. Cliccaci sopra, per favore, e iscriviti al mio canale, in modo che riceverai sempre una notifica quando pubblico un nuovo video. E ovviamente spero che ti interessi ricevere una notifica quando pubblico un nuovo video, perché vuol dire che quelli che sto facendo ti piacciono. Se non ti piacciono, scrivimi cosa dovrei fare di interessante all'interno dei commenti. Mai più guasti improvvisi. Un saluto al Signore delle Ventole.